Ciao, buongiorno. Buongiorno. Open the ammo e giù in discesa. Riscaldamento da salita in asfalto da Seltz, sinistra e subito destra, pista carri, destra, arrivati al quadrivio, discesa dalle Giarine e arrivati fino a qua, diciamo di qua si andrebbe verso Arupa Kupa. Saliamo di qua. Che recupero the boys. Questo pezzo qua l'ho fatto con la gravel e sono sceso perché non andavo avanti, però con la mountain bike una figata per fare tecnica. Matteo, cosa ne pensi? Impressioni molto, a caldo? È molto bello, è amabile, poi questo fondo un po'... Ma ti ho detto di aprire l'ammo! E come per magia siamo scesi da qua e siamo arrivati all'inizio della salita pre Arupa Kupa. Andiamo di qua? Certo. Voglio provare questa salita qua, questa diciamo non è molto impegnativa come dislivello, come pendenza, ma lo è come fondo. Voglio provarla con la configurazione con l'ammo aperto. Di solito in salita in generale tengo la forca aperta che mi rende la bici un po' meno nervosa, ma l'ammo chiuso perché rende la pedalata un po' più diretta, almeno per quello che è il mio gusto. Però qua in cui c'è bisogno di copiare bene il terreno non voglio che la bici mi rimbalzi tanto. Definitivamente con l'ammo aperto mi filtra un po' alcuni sobbalzi. Cioè adesso sto andando in cerca, eh. Davide non ci pensa due volte. Davide non ci pensa due volte e quindi si va. Bene, i ragazzi sono andati, io ho un po' di spazio perché sennò mi viene l'ansia stare attaccato a uno in salita e vado. The one and only Arupa Kupa, ladies and gentlemen. Sentiero 72. Provo a stare a sinistra. Taglio qua. Anche qua a sinistra, secondo me. Qua si comincia con rocce e foglie. Bisogna stare molto attenti.
qua prima dell'ultimo tornante si può rifiatare un attimo. E ragazzi, e poi l'ultimo pezzo si smartella. E ci siamo, bivio col sentiero 78. Bomba oggi. Bene. Una bella cadenza. Per la gioia di Davide andiamo sul single track in discesa che porta alla strada asfaltata. Qua a destra e di nuovo subito a destra. Yessa! Troppo rigido qua, troppo rigido. E come sempre, in questi momenti vi ricordo di iscrivervi al canale, lasciare un like, un commento se vi piacciono i video, se volete scrivere qualche domanda e magari seguirmi anche su Instagram. Comunque in discesa, quando comincio a pensare, comincio a bloccarmi. Questo è il punto. Sto andando. Non ho grandi ricordi per di qua, eh? Cosa? Che non ho grandi ricordi per di qua. Penso ma col contrario. Arriviamo lì del sottopasso dove c'è il bivio, che dopo c'è quella che costeggia l'autostrada, quella che costeggia il bosco. Ok. Questa l'abbiamo fatta in salita alla Red Somaco. Di spazio a Matteo perché troppo vicini mi mette sempre l'ansia. A few moments later. Chi mi conosce sa quanto io odio sporcarmi e la mountain bike è già una deroga, anche se di solito sono campione mondiale, cintura nera, di sporcarsi poco o niente, anche in giri bagnati. Però oggi, veramente, fango ovunque. Non mi sono sporcato così tanto neanche al Bibione Bike Trophy. Ed eccoci. Invertiamo la rotta, direzione Monfalcone.
questi pezzi li vedi così piani, invece vai su al 7-8%. Lo senti solo nelle gambe. Lo guardi e dici, ma come mai faccio fatica? Guardi la pendenza istantanea e ti capisci. Davide col suo gregario gli tira le salite. Bella questa parte di Monfalcone, ha un sacco di sali scendi, ma si vede bene anche nel video che ho fatto un po' di uscite fa con Andrea, quando poi siamo finiti a fare le ripetute su e giù per la salita della rocca. $4.85. Ah, vediamo se ritrovo quel mini circuitino bellissimo in tondo che aveva una vista super sul golfo di Monfalcone. Potrebbe essere di qua. Dovrebbe essere questo. Al di là della zona industriale, veramente figo, cazzo, qua, eh? Veramente figo, bellissimo. We are back in action on the MTB. No, direi su, andiamo verso Monfalcone. È la pace della montagna. Andiamo a destra, quota 121, cima di Pietrarossa. Sì, sì. Questa parte del carso sopra Monfalcone è bellissima perché è un dedalo di sentieri fra single track, piste battute tipo questa, e è bello perché veramente c'è tantissimo saliscendi, piccoli strappi, un po' di discesa. Poi appunto ci puoi buttare dentro un single track. Veramente figo. Andiamo giù? Proviamo, dai. Non me lo ricordo. Thank you.
mena, 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 mena. Avo. E se hai uno davanti, secondo me sono c***o, perché non vedi, no? Non hai anticipo. La rocca. Con te non mi pare di averlo fatto, con Simone sicuramente. E ho smadonnato tutti i santi. Sì, vuoi andare dritto? Dritto, Davide! Buongiorno. Bello questo! Veramente? No, ma tutti sono troppo vicino. Gomma bagnata. The one and only Monfalcone, ragazzi. Sicuramente ho sbagliato, perché i ragazzi saranno andati ovviamente dall'altra parte. Ah no, attenzione! Ho indovinato! Giù dalla discesa in asfalto dell'acquedotto abbiamo preso a destra, torniamo direzione Pietrarossa e subito dopo la curva del circolo ippico giriamo a destra, facciamo l'ultima salita e torniamo fuori di nuovo sulla salita in asfalto dell'acquedotto. Qui dietro c'è il circolo e noi andiamo qua a destra. Salita fatta, adesso ci ricongiungiamo con la strada che porterebbe alla rocca, discesa, rientro. Let's go, let's get it! Later. Da Matteo e Matteo è tutto. Linea a voi, studio per quest'anno. Questa comunque è la nostra ultima uscita del 2020, quindi auguri, buon anno, ciao. Buon anno, ciao. Buon anno, ciao. Ciao.